Io velocemente volevo esprimere il mio disappunto perché passare attraverso, direttamente attraverso la Commissione Generale per la Pesca del Mediterraneo senza chiamare in causa il Parlamento, io lo repito, sì, sicuramente è lecito, però è un passo falso. Non ci lamentiamo se poi i pescatori non si ritengono coinvolti e quindi reagiscono in malo modo a tutti questi regolamenti. Io ritengo che la proposta contiene disposizioni sullo sforzo di pesca nell'Adriatico diverse, vanno oltre il concetto di possibilità di pesca, di cui all'articolo 43, paragrafo 3 del TUE. Coinvolgere il Parlamento, quindi, attraverso un piano pluriennale per avere più trasparenza, che invece è preclusa in Consiglio, come ben evidenziato dalla recente raccomandazione del mediatore europeo. Quindi io faccio presente che dal 2000 al 2017, per esempio, nel mio paese le imbarcazioni sono diminuite da 17.000 a 12.000. Tra il 2006 e il 2014 le catture sono diminuite del 44%. Quindi sono numeri chiari che offrono un quadro preciso della crisi che affligge questo settore. Mettiamoci un attimo la mano sulla coscienza e cerchiamo di essere più trasparenti e di dare valore a questo Parlamento europeo. Grazie, Presidente. A me pare che siamo tutti quanti abbastanza d'accordo su quanto sia complicato questo strumento. Diceva bene il collega che più che altro è uno strumento, non è un obiettivo. L'obiettivo era la selettività. E qui nasce subito la prima domanda forse ai primi due relatori, alla dottoressa Ulrich e Visser. Come si sente di rispondere agli stakeholder che invece hanno detto che questo obiettivo viene meno e ed è anche in contrasto con la resa minima sostenibile? Poi volevo far notare come uno studio, io oggi mi aspettavo un po' più di dati scientifici a favore di questo strumento, ma io non ne ho avuti, quindi mi rifaccio a uno studio che noi stessi abbiamo avuto modo nella scorsa legislatura di valutare del COISPA, che invece metteva in evidenza le varie difficoltà. E in particolare l'obbligo di sbarco sottrae risorse all'ecosistema. Quindi si traduce, io ne sono convinta, in una diminuzione della biomassa marina. Abbiamo dei dati diversi invece dai relatori che sono qui presenti. Ancora, gli impatti economici sui pescatori, se io mi riferisco al Mediterraneo, non ci sono ancora perché c'è una sorta di regime de minimis, ma comunque a bordo le catture indesiderate da sbarcare sottrae spazio alle catture invece che sono commercializzabili. Spazio che non può essere ampliato per via delle limitazioni della stazza lorda. I pescatori sono obbligati a effettuare più battute di pesca per compensare le perdite connesse allo sbarco di catture indesiderate, quindi più inquinamento, aumenta il lavoro in mare, il consumo quindi di carburante e quindi anche il loro periodo di riposo e la loro sicurezza. Un'altra domanda, sarebbero tante in realtà, se dovessimo decidere di continuare su questa via, almeno per evitare gli sprechi, dobbiamo pensare a dove destinare, a come destinare il pescato sottotaglia sbarcato al consumo, quindi per esempio al consumo umano, a fini di beneficenza, a un uso caritatevole, chiamatelo come vi pare. E ancora, quindi la proposta, non sarebbe il caso di regionalizzare ancora di più, quindi sviluppare meglio questo aspetto per tenere conto della specificità di tutti i divari mari e quindi ancora una volta la mia attenzione è rivolta al Mar Mediterraneo. Un'ultima cosa, questo studio di cui faccio riferimento parla proprio di pattern di sfruttamento e dice di evitare le zone critiche associate a elevati rigetti e dice di migliorare, l'abbiamo detto anche oggi, la selettività degli attrezzi stessi. Quindi io faccio riferimento a questo studio, ma mi riservo di vedere quello che suggeriva la dottoressa Ulrich, perché qui ho letto dati e affermazioni più concrete rispetto a quelle date dai due studiosi oggi, e invece mi complimento con gli stakeholder che hanno portato le problematiche vere dei pescatori. Grazie.